Costanzo è trovato, stasera insieme avete segnato 9 gol, però poi la vittoria è andata al Messina. Loro questa sera erano più competitivi, uno deve essere sincero anche per le nostre assenze, molto importanti, però va bene così, non penso che abbiamo sfigurato. Peccato per l'inizio, siete andati sotto di diversi gol, poi avete reagito ma era troppo tardi. Lo so, però purtroppo giustamente loro erano più forti e quindi dopo è arrivata la supremazia e quindi ci siamo un po' arresi. Siete una squadra che raramente è al completo, questo forse è il vostro limite maggiore? Al completo l'anno scorso ci siamo vinti il torneo, quindi sono sicuro che al completo saremo più competitivi e affrontare loro magari in un'altra circostanza. Quindi per adesso vi state allenando per la fase successiva? Esattamente. Invece con Trovato anche voi diciamo non siete sempre tutti i titolari? No, forse al contrario siamo troppi, nel senso siamo 10-12 a partita e questo magari non trovi il giusto assetto, eccetera. Comunque ha ragione Benny che questa partita gli mancavano delle assenze importanti perché comunque restano i favoriti del torneo insieme alla grande Juve di Ignazio Erba e Bagnato. Mi sa che vi nascondete però. No, cioè noi puntiamo ad arrivare tra le prime quattro, poi le fasi finali si vedrà. Siete partiti oggi benissimo, 20 minuti avete giocato veramente bene e poi un po' vi siete rilassati. Sì, effettivamente siamo partiti molto bene, poi ci sta, magari il risultato era già acquisito e ci siamo lasciati un po' andare. C'erano in campo diversi giocatori di calcio a 5, quindi la palla girava molto veloce, però pure voi che giocate di più a calcio avete fatto una bella figura. Sì, è un onore per me giocare con Peppe Scucchia, che è un grande giocatore di calcio a 5, quindi sono molto contento di questa situazione.